Sono storie che raccontano la svariata umanità con cui veniamo a contatto nel lavoro, sono storie che raccontano la possibilità delle persone di superare un momento di difficoltà attraverso l'aiuto di chi fa il mio lavoro, il mio mestiere, l'assistente sociale. Qualche storia in particolare, giusto per dare un'idea ai nostri telespettatori e entrare proprio nel libro? Sì, sono storie di immigrati, di persone che perdono il figlio, di persone che hanno la difficoltà rispetto a una separazione, quindi si contendono un figlio, ma sono anche storie di solitudine, di persone che all'improvviso si trovano a non avere nessuno e quindi sono un po' un metronomo di quella che è la solitudine delle città e quindi non avere nessuno con cui poter parlare. È una realtà differente quella che tu hai trovato essendo tu ischitano, insomma, nel nord Italia? Ma di diverso c'è che c'è più professionalità dal punto di vista lavorativo, c'è la possibilità di avere più servizi, però c'è una nota distintiva nostra che secondo me servirebbe al nord, che è quello dell'accoglienza, che è quella della relazione, la capacità di bussare a quella porta. Al nord si soffre molto di incapacità di vivere sullo stesso pianerottolo di un condominio e di bussare. Ecco, quindi una, diciamo, incapacità proprio di comunicazione. Per quanto riguarda invece la tua attività, io so che tu hai già scritto altri libri e che sul sociale hai creato un filone letterario. Sì, perché mi interessa raccontare una capacità umana bellissima dal mio punto di vista, che è la capacità proprio di attraversare la sofferenza, il momento di difficoltà e di superarlo. Questa è una caratteristica che tutte le persone hanno e quando riesco nel mio lavoro, ma anche in quello letterario, riesco proprio nel poter raccontare questa capacità delle persone. Credo che sia bellissimo. Allora, noi siamo stati molto contenti e orgogliosi appunto di poter ospitare questa presentazione del libro di Gianfranco Mattera. Proprio per il contenuto di questo libro abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere varie realtà territoriali che operano nel sociale, ma che lo fanno veramente in modo silente e in modo molto nascosto. E li abbiamo coinvolti affinché veramente tutte le persone che questa sera saranno qui presenti potranno comprendere l'opera di tanti volontari che esiste su quest'isola e che magari nessuno ne ha conoscenza. Abbiamo aderito a questa proposta che è nata quasi per caso, per amicizia, come nascono le cose belle, perché la tematica parla specificamente del ruolo dell'assistente sociale, che noi riteniamo essere una figura portante di tutto l'equipe che deve trattare al disabile la famiglia.